La carriera di Vermiglio in nazionale coincide un po' con una sfida infinita con il Brasile. Quando è cambiata la storia del Brasile è cambiata anche un po' la storia dell'Italia. Nel 2002 il Brasile ha cominciato a vincere, c'è stato il passaggio praticamente di testimone. Come ti ricordi quel quarto di finale? Me lo ricordo molto bene perché è stato combattutissimo, era per noi la prima esperienza ad altissimo livello in una gara dentro e fuori del mondiale, per me era il primo mondiale, sicuramente me la ricordo come un cerchio da chiudere che spero prima della fine della mia carriera si possa chiudere. C'hai qualche magone, qualche rospo da mandare giù? C'era anche una finale olimpica che non hai mai digerito? Vabbè, non ho mai digerito, come sicuramente loro nei tempi prima del Brasile vincente non avevano digerito e non digerivano le sconfitte, come giusto che sia per un giocatore che ci tiene, che sente sua la passione che ha in questo lavoro, in questo sport, quindi è normale che ce ne sono tante di cose, però non si può negare il fatto che loro abbiano sempre dato loro stessi e che siano stati superiori malgrado certi nostri errori. Come hai visto cambiare l'Italia negli ultimi 12 mesi? Com'è cambiato proprio da dentro? È cambiato in maniera importante in brevissimo tempo, sicuramente è cambiata la mentalità di non piangersi addosso, di non stare lì ad aspettare, di crearsi qualcosa di proprio, soprattutto di guardarsi in faccia veramente per quello che siamo, da uomini. Scusa, ti faccio questa domanda che magari potrebbe risultare sgradevole, però mi sembra molto autentica. Tu in passato hai avuto con qualche tuo compagno, diciamo, dei incomprensioni, tu come altri. Adesso vi abbracciate, ti prendono in braccio. È proprio cambiato e sembra fatto veramente con autentico affetto. Sono cambiati anche un po' questi rapporti, invecchiando certi angoli si smussano. Se ti riferisci a Mastro, perché i nomi li faccio io invece che voi, ha fatto il suo salto di qualità, la sua modalità anche lui come gli altri ragazzi. Ognuno di noi aveva e ha degli scheletri e delle cose che non gli piacciono e penso che ognuno di noi abbia fatto un salto di qualità, quindi sono sicuramente autentiche queste cose, come se le cose non vanno bene ci possono essere delle arrabbiature. Quello che è verosimile, che è autentico, che comunque siamo questi qua e abbiamo fatto con noi stessi un passo importante rispetto a degli errori che, anche se non li abbiamo detti chiaramente, sapevamo di aver fatto ognuno per il suo. Affrontare il Brasile due volte campione del mondo mette sicuramente i brividi, voi però non sembrate avere paura. E che paura dobbiamo avere? Sinceramente saremmo anche stupidi se avessimo paura. Arriviamo qua, dopo essere arrivati undicesimi agli europei, e non vediamo una finale da un po' di tempo, siamo con un gruppo nuovo, siamo quelli che meno di tutti potevano esserci o dovevano esserci rispetto a quelle che erano i cosi. Sinceramente abbiamo da perdere meno degli altri, sarebbe stupido arrivare qua con paura. La cosa che possiamo fare e che dobbiamo fare è continuare questo sogno dando il massimo, poi dopo è normale che loro sono più forti e sono favoriti e magari vinceranno anche, però avremmo dato noi stessi.